Terza conferenza stampa per Riccardo Rossi nella veste di candidato sindaco nelle prossime amministrative, ma la prima con la coalizione del centro-sinistra del Partito Democratico, unitamente a Brindisi Bene Comune e Liberi Uguali. Si è presentato dunque alla città il primo candidato sindaco di Brindisi, in una gremita sala Mario Marino Guadalupi del Comune. Rossi ed il PD hanno superato le divergenze di carattere nazionale, unendosi nella voglia di restituire alla città un po' di amor proprio e di non accettare nelle loro liste gli esponenti dell'amministrazione Carluccio. Tanti i temi trattati da Rossi, dalla cittadella al nucleare, dal polo industriale ai fondi da attaccare per Brindisi ed il dialogo con regione e governo. La nostra coalizione, quella che si è unita come frutto di un lavoro di questi ultimi 2 o 3 mesi sul riconoscimento della necessità di scrivere una nuova pagina per Brindisi e dare una svolta a questa città. Sappiamo che ci sono cose che ci dividono a livello nazionale delle politiche nazionali, però c'è anche tanto che ci unisce, la voglia di appunto scrivere una nuova pagina per Brindisi, l'assoluta convergenza di idee sulla necessità di avere una nuova classe dirigente, quindi nuove persone con nuove idee, nuove proposte, non legate al vecchio modello di sviluppo, al vecchio modello di gestione di questa città che ha provocato danni immensi. Basti pensare che negli ultimi 20 anni mi sa che solo una consigliatura si è conclusa nei tempi previsti. Ecco, tutto questo deve essere riscritto, le nostre saranno liste appunto nuove e su questo c'è un impegno a riscrivere il modello di sviluppo di questa città che a nostro avviso ci deve proiettare nel futuro. La strategia energetica nazionale pone una sfida a questa città e noi la dobbiamo accettare. E poi l'autonomia, che è un punto fondamentale, che per noi significa mettere al centro Brindisi, fare sì che questa città, che molto spesso ha visto le scelte calate dall'alto, dal governo centrale, dalla regione, da Bari, ma molto spesso ha subito anche le scelte della provincia. No, quante volte abbiamo sentito dire che i destini di Brindisi si decidevano a Francavilla Fontana piuttosto che in un altro comune? Ecco, tutto questo adesso non può più e non deve più succedere. Brindisi deve ritrovare il ruolo guida nella provincia, deve guardare con la schiena dritta il governo centrale, la regione e con loro confrontarsi, con le nostre proposte, le nostre idee di sviluppo di questa città, senza farci calare soluzioni precostituite che nulla hanno a che fare con gli interessi di Brindisi. Ecco, su questo punto penso che c'è l'assoluta convergenza e c'è la necessità di lavorare e spiegare molto bene questo ai cittadini di Brindisi. Dottor Rossi, Riccardo Rossi, cittadella e polo energetico di Brindisi. Ma guardi, quella polemica degli ultimi giorni rappresenta secondo me un punto un po' basso in questa città. C'è un progetto dell'Enea che è stato approvato a livello europeo da Eurofusion, che è un progetto di un polo di ricerca. Qualcuno confonde la produzione di energia con un polo di ricerca che deve studiare le tecnologie che possono consentire nel 2050 di produrre energia col meccanismo del sole, cioè la fusione. Ecco, tutto ciò è stato confuso con le centrali nucleari, di cui io sono assolutamente contrario, e negli scorsi anni, quando c'è stato il referendum, sono stato anche il coordinatore provinciale della battaglia referendaria. Il primo candidato sindaco ufficiale, però, non chiude le porte ad eventuali alleanze con altri movimenti politici, che sembrano essere quasi sicuramente almeno altri 3 liste civiche, e con l'area cattolica, diversa però da quella del notaio Michele Arrigo, con il quale pare fuori discussione ogni forma di dialogo. Adesso stiamo lavorando, ci stiamo confrontando con tantissime persone che possono rappresentare altre sensibilità in questa coalizione e che possono mettere a disposizione soprattutto competenze e voglia di fare e voglia di lavorare per Brindisi.